Tornare dopo 10 anni a Sanremo è bello, sicuramente è un'altra piccola sfida che faccio con me stesso. Vado a festeggiare questi ultimi anni e questo ultimo progetto che è iniziato ormai quasi 2 anni fa. Sicuramente si concluderà con l'ultima parte di Materia della trilogia dopo Sanremo. E torna a te che sei per me. Però sul palco dell'Ariston Due Vite, mi piace definirla la mia storia infinita, è una storia che viaggia tra immagini realiste e quindi di vita quotidiana e di cose che ho vissuto e non solo, anche di cose che ho indossato, diciamo mondi onirici, quindi immaginando anche un'apocalisse lunare con la crescita di un uomo, con la crescita che fa una persona con se stesso, quindi riflettere su schiaffi presi, su sbagli fatti e riflettere anche sulla noia, sui momenti di noia che alcune volte fanno fermentazione per un qualcosa che succederà, quindi per una creatività del giorno dopo. Esibirò nella serata delle cover con un duetto che è un quattordicetto, se si può dire, perché sono un bel po' di persone, il Kingdom Choir, che ammiro da un bel po' di anni. E sarà bello mettere in pratica quello che ho cercato di mettere all'interno di Materia Terra e quindi in questo progetto. E quindi proporre un pezzo e una canzone che è l'EDP, che non ritengo una canzone, la ritengo più un inno, la ritengo un qualcosa di speciale per l'umanità e che i Beatles hanno donato all'umanità. Perché solo nel perdono cambia un uomo. E credo che sia la chiusura giusta dell'ultimo disco, cioè sia quello giusto per chiudere poi questa trilogia che uscirà prima degli stadi. Torneremo a calcare i palchi degli stadi. Trascorsi giorni interi senza